Buonasera, quindicesima puntata di Palasmart, una puntata decisamente piacevole, forse la più piacevole da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, perché le squadre dell'Usi hanno fatto una tripletta nell'ultimo fine settimana. Ha vinto la Scotti in Serie A1 battendo la Dinamo Sassari in casa, ha vinto l'Usi con Peter Gross la prima partita della seconda fase andando ad espugnare il difficile campo di Rimini, ha vinto finalmente anche il Biancorosso in Serie C-Silver, il biancorosso Sesa, che dopo un tempo supplementare sabato sera al Palace a Montana ha battuto il Galli San Giovanni. Quindi una bella tripletta, ci siamo chiesti con chi potevamo parlare di questa felice giornata e abbiamo scelto la persona che un po' raccoglie un po' tutte le squadre, un po' tutto l'universo USE, perché stasera è qui con noi Luca Sesoldi. Luca, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutti. Ufficialmente presidente dell'USE, direttore sportivo dell'USE Rosa, ma insomma Luca Sesoldi è l'USE, quindi Luca Ah, abbiamo beh, non esageriamo. a L'USE 360 gradi, insomma. è tante cose, diciamo che io mi occupo di diverse di queste, ma insomma l'USE non sono solo io, certamente. Senti Luca, domenica sera ci siamo sentiti e ti ho sentito veramente felice al telefono. Eri a Rimini domenica scorsa, ti ho sentito veramente raggiante, sia per ovviamente per la tripletta, per le vittorie che sono state, soprattutto per quello che hai visto a Rimini. Iniziamo proprio da qui perché è una partita importante, quella che l'Usi con Peter Gross ha vinto sul campo di Rimini. Insomma, eri contento Luca dopo la partita? Sì, devo dire la verità, la partita è stata veramente una bella partita. Quello che magari non avevamo visto nei mesi scorsi, non ci giriamo d'intorno perché in alcune occasioni non eravamo stati noi, non eravamo stati quello che è il potenziale della squadra. Invece a Rimini è finalmente venuto fuori quello che questa squadra ci può dare. È stata una bellissima serata, non solo per il risultato, ma proprio per il modo con cui siamo stati in campo, con personalità, contro una squadra molto molto forte, un giocatore di categoria, ma anche sopra la categoria, e questo risultato spero veramente che ci dia quella fiducia che serve per queste 7 partite che mancano. 7 partite che saranno veramente 7 battaglie, non è una frase fatta, a cominciare da Faenza mercoledì, perché comunque, diciamo la verità, questa è una vittoria importante, sono 2 punti che contano, ma bisogna dargli continuità per cercare di evitare la trappola dei play-out. Speriamo che questo, oltre che il morale, ci dia anche quella dimensione tecnica che questo gruppo andava cercando e che Alessio, nei mesi sta cercando di inculcare, ma che non sempre, diciamo la verità, era venuto fuori. Ieri veramente invece complimenti ragazzi, Alessio. Ovviamente dopo questa parentesi iniziale sull'Usi con Peter Gross parliamo anche della Serie A1 femminile. In realtà aveva un po' bluffato perché era un po' dalla settimana scorsa che, mettendosi a fare i calcoli della classifica Vulsa, la Scotti aveva guadagnato questa qualificazione a playoff, però con la vittoria con Sassari è stata veramente matematico ufficiale, un 7-9-7-0 che non ha mai avuto storia, a parte il 19 pari nel primo tempino. La squadra poi è uscita alla distanza e ha vinto veramente in modo perentorio. Luca, ieri notavo che il 21 marzo del 2015 era arrivata la promozione in Serie A2. 6 anni dopo arrivano i playoff in Serie A1. Insomma, ora non ti dico, non ci avresti mai pensato perché ce lo siamo detti mille volte, nessuno ci avrebbe mai pensato, però insomma è una cosa che fa riflettere. Sì, devo dire che effettivamente non è certo il momento di voltarsi indietro, non è certo in questo qui un momento di festeggiare, diciamo le cose come stanno, anzi io già un attimo prima non ci penso mai a quello che è il risultato nella proiezione, diciamo, degli anni. È vero che è abbastanza incredibile quello che questa squadra sta facendo, ma non solo questa squadra, perché è ovvio che se siamo qui è stata una crescita graduale, molte giocatrici sono cambiate, quello che non è cambiato è lo staff tecnico, per cui è ovvio che non, i complimenti vanno a Alessio Scioni, poi casualmente siamo tutti e due gli allenatori, Sì, siamo ma Alessio. Alessio tutti e due. Entrambi, e diciamo che sì, va Alessio, ma va anche a Mario, a Salvatore, a Jacopo, uno staff molto molto affiatato. Poi è ovvio che le giocatrici di quest'anno c'è un nucleo che è rimasto, il nostro gruppo Empolese, Gabri Narbiciute, ma sono cambiate, però nonostante questo devo dire l'asticella ha continuato ad alzarsi.
brave, brave loro, bravi tutti, però, però non è finito niente. Certo. Anzi, diciamo che da adesso in poi forse viene veramente il modo di potersi divertire, perché, perché si potrebbero schiudere degli orizzonti veramente impensabili. Intanto dobbiamo però pensare alla trasferta di Broni, una trasferta che è insidiosa perché Broni è una squadra che secondo me ha delle qualità migliori di quelle che sta facendo vedere, una squadra che fisicamente non ha nulla da invidiare a quelle che la precedono in classifica, però devo dire la verità, non si può non avere fiducia nelle nostre ragazze che nel corso del campionato hanno dimostrato ormai un approccio veramente sorprendente. La disputa delle finali di Coppa Italia l'ha dimostrato, e anche questa gara con Sassari secondo me ne è un po' la dimostrazione, cioè giochi però poi a un certo punto acceleri e effettivamente è difficile che gli avversari riescano a starci dietro, perlomeno certi avversari. Poi è ovvio, ci sono quelle quattro squadre in cui ancora sappiamo che non ci, diciamo, sono quasi ingiocabili. Ma lo sono un po' per tutti. Senti, ma te era dall'inizio, quando avete costruito questa squadra in estate, che ci pensavi che forse sarebbe potuto arrivare qualcosa di più della salvezza, oppure una consapevolezza che ti è venuto durante il campionato? No, devo dire la verità, ma in tutta sincerità non ho mai pensato a un risultato del genere. Avevo fiducia in questo gruppo perché comunque sia Valentina Baldelli, un nostro vecchio pallino, sia Ashley Ravelli erano due giocatrici su cui sapevamo di poter fare affidamento. Era rimasta Erin, Erin Mattias ormai è un pivot che in questa categoria ha dimostrato veramente un valore assoluto, però è indubbio che avevamo cambiato tanto. Nina la conoscevamo da avversaria, ma la dovevamo comunque mettere nel gruppo, anche lei sapevamo quanto ci potesse dare, però avevamo anche una nuova americana. È inutile dirci che da Camia l'abbiamo vista giocare esclusivamente in dei filmati, ci era piaciuta tantissimo, era stata la nostra prima scelta. Nel corso dell'estate poi lei stessa aveva avuto questa grandissima opportunità della WNBA che ci aveva colto un po' di sorpresa, sapevamo che l'avevamo, che era una scelta da WNBA, ma non pensavamo che potesse entrare nella squadra, e invece poi è arrivata in Italia, ha dimostrato il suo valore, ma a parte il valore di Camia, il valore di Flo Chagas che conoscevamo, ma che la sua giovane età non ci poteva dire con precisione quello che poteva fare, indubbiamente è stato un assemblare del gruppo che ha portato a un lievitare delle prestazioni fino ad arrivare a questo punto. Onestamente per me inaspettato, ma ribadisco, bravi tutti. Senti, Smalls può essere considerata la rivelazione del campionato, lei è una delle prime tre marcatrici del campionato, le prime due sono giocatrici importanti che non fa notizia che siano lì, può essere Smalls la rivelazione? Beh, se guardiamo i numeri, guardiamo l'upside che ha fatto, diciamo, rispetto a quelle che erano le premesse, direi senza dubbio, Marco. Io voglio dire, il campionato di A1 femminile è come quello di maschile, lo seguo guardando anche tante partite per la soddisfazione di mia moglie, ma insomma, però devo dire che giocatrici come Camia faccio in Italia in questo momento, diciamo arrivando da rookie, non ne vedo. La stessa Macy Morris che l'anno scorso ci aveva dato più o meno le stesse soddisfazioni, purtroppo con il campionato interrotto, era stata forse meno determinante, altrettanto importante ma forse meno determinante. Credo anch'io, sì, su questo siamo abbastanza d'accordo. Senti Luca, questa asticella poi si alza ancora in futuro, non tanto dico, in questo campionato dove la Scotty cercherà la miglior ovviamente posizione dei playoff possibile, ma è possibile alzarla ancora? No, allora io mi faccio prestare la uniforme da pompiere da Alessandro Ghizzani e spengo subito gli incendi. No, ragazzi, noi non possiamo pensare di continuare a crescere, questo è un miracolo assoluto dello sport, dell'uso e dello sport empolese, godiamocelo, ma non possiamo pensare di andare oltre, anzi dobbiamo pensare che noi siamo la vecchia Use e che dobbiamo lettare con le unghie e coi denti per rimanere in una categoria che è assolutamente un sogno per noi.
godiamocelo, ma con tranquillità, senza pensare a sogni, a voli che non fanno parte, non possono essere il nostro obiettivo. Forse anche questo è uno dei segreti di questo esplorare, non avere, rimanere sempre con i piedi per terra. Ma io diciamo che stamattina mi sono alzato molto contento, ma stavo già pensando a Broni, a Faenza, alla Menzana che arriva lunedì prossimo per il Biancorosso, perché comunque va vissuto veramente lo sport giornata per giornata. Non possiamo pensare di fare programmi a lunga scadenza. Ritorniamo a parlare un po' del maschile, appunto stiamo vedendo le immagini che scorrono, poi avremo anche le immagini dell'intervista alla fine della partita ad Alessio Marchini. Luca, nell'economia del campionato questa vittoria quanto vale? Ma allora vale molto, non solo per la convinzione, ma vale anche per la classifica, diciamo la verità. La nostra è una classifica che in questo momento ci vedrebbe costretti a play-out, e per cui è chiaramente importante. È ovvio che questo è un campionato stranissimo, un campionato strano ovviamente perché alcune squadre prima o dopo hanno avuto a che fare col Covid, e questo indubbiamente ha in alcuni casi, non sempre, ma in molti casi ha condizionato le prestazioni. E questo purtroppo diciamo è una cosa che può capitare a tutti, perché puoi essere bravo come vuoi, ma con questo non ci puoi far niente. Sì, questa è la prima incognita. La seconda è che una classifica che, guarda caso, vede quattro squadre del nostro mini gironcino implicate nella lotta per i play-out. Sì. Perché? Perché c'è un falso storico che è dato da Alessandria, che in quell'altro girone non ha mai vinto. Per cui le squadre del primo gironcino hanno tutte quattro punti, quelle del nostro invece ne faranno, se son brave, tutte e due. Per cui è ovvio che questo ci sta svantaggiando, sportivamente probabilmente non è neanche giusto, è una formula che però sapevamo, io da consigliere di Lega l'ho anche approvata, non eravamo ovviamente consci di una cosa del genere, ma sapevamo che un rischio che potevamo rischiare, però è così, lo sport è anche questo, in questo caso dobbiamo cercare di andare in là e conquistarci questa benedetta salvezza, ecco per esempio una prestazione come quella di Rimini o con una prestazione come quella contro Faenza, altra squadra molto importante che aspettiamo sperando di fare un nuovo risultato positivo. Senti, non si può dire che ha dato una svolta Marco Legnini, però è stato inserito e sicuramente sta dando un buon contributo. Come commenti il contributo che ha dato, la cosa più importante che ha dato a questo gruppo? Ma guarda, Marco è un giocatore che ci ha portato quella ventata di entusiasmo e di freschezza che in quel momento il gruppo un po' richiuso su se stesso aveva bisogno. Poi al di là del fatto che può far canestro o non può far canestro, ieri ha fatto il canestro che forse ha messo proprio l'ha chiuso la partita, perché ha messo un canestro da 3 a 1 minuto e qualcosa alla fine, e siamo andati più 7 e Rimini lì proprio veramente ha perso le speranze. Però può anche sbagliare un tiro, ma è sempre un ragazzo positivo, è un ragazzo che in campo dà sempre qualcosa e soprattutto lo dà anche col sorriso sulle labbra. E secondo me questo è molto importante, perché è vero che facciamo uno sport, è vero che possiamo vincere e perdere, però anche affrontare questo con un sorriso può portare quella positività di cui questo gruppo aveva bisogno. Senti, ti faccio una domanda, hai detto che sei consigliere dell'NP, credo sia ancora consigliere regionale della federazione. O comunque, no, non lo sono più, ma vabbè. Sono molto, molto vicino. Sei al molto consiglio vicino alla federazione. E... Che situazione c'è, Luca, in giro, diciamo, per la Toscana? Ma allora, se si guarda la pallacanestro in generale, diciamo la verità, in Toscana non c'è un grandissimo splendore, no? Perché io ieri tornavo da Rimini e tornando da Rimini mi sono fatto i caselli autostradali da Rimini, Forlì, Faenza, Imola, lì vicino c'era l'uscita per Ravenna, poi ho incontrato Bologna, più in là c'è Cento, Ferrara, salgo su, Reggio Emilia, cioè nel senso Piacenza, cioè c'è un casello dell'autostrada emiliana o romagnola che non abbia una squadra in Serie B, in Serie A2 o in Serie A1. Questo, ecco, cioè, ora l'Emilia Romagna è un'isola felicissima, insieme ovviamente alla Lombardia storica, però in Toscana noi facciamo fatica perché abbiamo una squadra come Pistoia
che anche quest'anno è un campionato un po' complicato. Abbiamo in Serie B una realtà emergente molto importante come Chiusi, che col gemellaggio con Reja e Venezia sta salendo. Abbiamo un'altra società come Libertas Livorno che ha delle ambizioni, ma mediamente, diciamo la verità, facciamo un po' fatica. Il settore giovanile, prima lottavamo per gli scudetti, adesso dobbiamo un po' anche lì accontentarsi di qualche risultato inferiore. L'unica cosa molto positiva è che continuo a vedere una grandissima passione fra i dirigenti e le società, nonostante le difficoltà della pandemia, comunque si sono iscritte alla C Silver, alla C Gold, sta per partire il campionato di Serie D. Sono tutti segnali comunque di una bella vitalità del movimento che mi fanno sperare che comunque tutto questo ci riporterà, spero, in poco tempo anche a vette più alte, a un A1 che manca e di cui soffriamo. In compenso, questo fa da contraltare invece un movimento femminile dove non ci sono dei numeri magari di giovanili così importanti, ma dove abbiamo Luse insieme a Lucca in A1, dove abbiamo Firenze, San Giovanni, Pistoia e Livorno in A2, per cui da un certo punto di vista è forse scesa un attimino la qualità del maschile, ma in compenso è cresciuta molto la qualità del femminile. Ti riporto a parlare, ti faccio chiudere la parentesi sulle prime squadre parlando degli allenatori. Con Faenza Alessio Marchini farà la 100ª panchina ufficiale in una partita di campionato, te c'eri anche nel 2007, certo. 2008-2009, era anche più divertente fare le squadre a quei tempi perché budget erano diversi. Budget erano un po' diversi, era un po' più facile. Insomma, che effetto ti fa le 100 di Alessio? Beh sì, è un bel traguardo per lui, complimenti, Alessio è ormai da tanti anni, anche se con qualche intervallo all'Use, e penso che sia un bel traguardo. Aggiungo che andrebbe festeggiato. Sì, è chiaro. No, l'altro Alessio Cioni, quanta importanza ha avuto in questa... Beh, insomma, per me con Alessio, diciamo, è un rapporto un attimo particolare, perché comunque... gli ho proposto io di allenare la femminile, abbiamo fatto questo percorso incredibile, come dicevamo prima, insieme, facciamo delle scelte tecniche insieme, perché comunque con Alessio quando c'è da fare la squadra ci consultiamo, e poi ovviamente l'ultima parola è sempre la sua, che è l'allenatore, ma insomma diciamo che ci consultiamo continuamente. È sicuramente un ottimo rapporto, io lo vedo un po' come un mio figlioccio, diciamo la verità, penso non se ne abbia male se dico questo, e non nego che, come ho detto prima, tanti tanti meriti di questa crescita sono suoi, che però devo dire, secondo me, ha avuto anche il supporto di tutto l'ambiente, certo. Per cui ha avuto sempre carta libera nelle scelte, rispettando i parametri economici dell'Use, che sono ovviamente preeminenti. Ti faccio una domanda un po' maliziosa e ti dico che puoi anche non rispondere, ma resterà ancora per molto all'Use Rosa Alessio Cioni? Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui. Io da parte mia mi auguro che rimanga, penso siano 8 anni, sì, sono tanti, ma per me sono pochi. Io lo vedo qui pertanto. È chiaro che potrebbe anche entrare nei radar di una società più importante di noi, perché come dicevo prima, noi siamo sempre Luse e ci sono società che hanno più ambizioni di noi, e Alessio farà le sue scelte. E comunque a Luse farebbe sicuramente piacere, sì, certamente, è sempre stato. La parentesi delle prime squadre, parliamo un po' del biancorosso Sesa, che finalmente ha colto la prima vittoria, c'era andato vicino altre volte, è arrivata questa vittoria sul Galli San Giovanni, involato dopo un tempo supplementare, una partita dalle mille emozioni, grande protagonista Riccardo Balducci con 25 punti, ma insomma tutti questi ragazzi stanno crescendo bene. Luca, due parole su questa squadra di Luca Valentino, Francesco Mazzoni, Giulio Vercesi, che insomma è molto importante perché con la situazione giovanile fa giocare i ragazzi. Sì, allora questa è una scelta fatta senza dubbio ormai da anni in questa direzione, quest'anno ancora di più, perché questi ragazzi era un anno che erano fermi,
È chiaro che è un ulteriore impegno per l'USE, sono i tamponi da fare, un campionato da organizzare, l'impegno, come ben sai, anche di cercare di trasmettere le partite in diretta anche della Serie C, proprio per dare la possibilità a tutto il nostro ambiente, magari anche alle squadre avversarie, di seguire la partita, visto che tutte le partite sono giocate a porte chiuse. Per cui è un impegno che però abbiamo deciso di fare senza nessun rimpianto, anzi molto contenti, perché fondamentalmente questi ragazzi erano un anno che non giocavano, si allenavano ma non giocavano. E questo è importante e spero che, aggancio questa cosa, anche alle giovanili si riesca a far partire, ora sembra che dopo Pasqua dovrebbe partire magari brevi, ma dei mini campionati, perché se la situazione sanitaria ce lo permetterà, anche questi ragazzi tornino in palestra con un obiettivo, perché allenarsi solamente è sempre meglio che niente, ma insomma si sa che lo sport è anche il misurarsi con l'avversario, è anche la competizione, è anche l'agonismo. Per quanto riguarda il biancorosso, è chiaro che la squadra è veramente giovanissima, forse una delle più giovani in prospettiva di sempre, a parte l'eterno inossidabile Alessandro Ghizzani, ma poi abbiamo veramente ragazzi 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, per cui è ovvio che hanno pagato un po' di scotto all'inizio, fra l'altro insomma secondo me anche un briciolo di sfortuna, perché qualche partita bastava veramente mettere un canestro in più che l'avevano portata a casa. Intanto questa vittoria con Galli è veramente importante, perché Galli penso sia la squadra con cui ci lotteremo la salvezza. È un piacere notare che lunedì prossimo sfideremo una squadra come la Menzana, una società storica, fa effetto. Questo mi riporta anche a una mitica partita che abbiamo vissuto della Menzana in Serie B, l'unica partita, questa sarà un replay in C-Silver, ma comunque sarebbe bello e importante provare a ripetersi dopo la gara col Galli. Forse l'unica partita quell'anno abbiamo goduto davvero. Quell'anno purtroppo un anno tragico, non lo ricordiamo, andiamo avanti. prossimo turno un po' impegnativo, seguiteci bene perché c'è un turno infrasettimanale per entrambe le squadre senior. Mercoledì alle 18 al Pala San Montana, l'USE Computer Gross riceve Faenza, diretta su LNP Pass in streaming per gli abbonati. Ricordo che chi non ha l'abbonamento può tranquillamente, può coprire la partita, acquistare a 3,50 € la partita sulla piattaforma della Lega. Alle 19 la Scotti recupera la partita di Broni, quindi sarà in campo sul parquet del Palazzetto Pavese contro Broni, anche qui diretta su LBF TV, mentre il prossimo fine settimana, sabato alle 18, l'USE Computer Gross sarà di scena ad Alessandria, e domenica ci sarà qui a Empoli ad affrontare la Scotti, la Reyer Venezia, la formazione al momento più forte del campionato, che aveva perso una partita sola, e comunque sarà veramente un piacere vederla giocare. Si chiude lunedì sera con diretta sul canale YouTube dell'USE Basket, canale ufficiale, con il Biancorosso che, come diceva Luca, alle 20:30 riceve al Pala San Montana la Menzana. Luca, prima di salutarti, ti lascio con una domanda quasi personale, ma cos'è per te l'USE? Non saprei più dirlo, perché diciamo che ormai, insomma, non voglio sprecare parole importanti, ma insomma è un po' una famiglia, no? Perché poi è inutile dire che ovviamente sono coinvolto con Daniele che gioca, Guia che ha giocato fino a pochi tempo fa. Scherzo, ma è ovviamente una cosa che riempie molto molto dei miei pensieri, e dei lunedì così sono veramente belli. Sì, veramente, veramente belli. Luca, grazie, vi lasciamo Grazie a con voi. le nostre consuete rubriche. A seguire ci sarà come sempre il punto di Simone Franco che allarga l'orizzonte su tutto il campionato e ci parla appunto anche del girone e delle altre partite che sono state disputate nel fine settimana. E poi ci saranno le interviste, l'intervista ad Alessio Scioni dopo la partita della Scotti e l'intervista ad Alessio Marchini, per la quale ringraziamo l'ufficio stampa del Basket Rimini dopo la partita di Rimini. Grazie a Giampaolo Dare in regia, un saluto e ci vediamo lunedì prossimo. La seconda fase del girone A del campionato di Serie B inizia in maniera positiva ancora per la capolista Omana San Giobbe Chiusi,
che ottiene la nona vittoria consecutiva, l'ottava in trasferta su 8 partite disputate, andando ad espugnare il parquet dell'Andrea Costa Imola con un 92 a 91 che descrive alla perfezione il grande equilibrio in campo per praticamente tutti i 40 minuti, anche se Chiusi era riuscita a toccare anche il più 12 sul finire di terzo quarto, ma poi c'è stato il rientro di Imola che con Robert Fultz ha fallito la tripla del successo proprio a fil di sirena. Per Chiusi 24 punti di Simone Berti e 23 di Andrea Lombardo, mentre per Imola 18 di Francesco Quaglia. In seconda posizione si conferma la Blue Card Etrusca San Miniato che passa non senza soffrire sul parquet del fanalino di coda e ancora a 0 punti Fortitudo Alessandria. San Miniato parte benissimo, poi subisce il rientro di Alessandria nel secondo tempo, allunga ma non mai in maniera netta e si impone alla fine 74 a 64 con 22 punti di Gianluca Carpanzano e 18 con 7 su 10 da 2 di Luca Tozzi. In terza posizione, oltre a Rimini e a Livorno, si conferma anche Omegna che perde a sorpresa contro la Solbat Golfo Piombino, 89 a 83 il finale per Piombino che, formazione giallo-blu, fa un bello scherzetto all'ex coach Marco Andreazza andando ad imporsi. Piombino è arrivata in Piemonte con appena 7 giocatori, ma disputa una partita praticamente perfetta con ottime percentuali sia dall'arco che dalla lunetta e si impone con 23 punti del rientrante Mattia Venucci e 20 di Giacomo Eli Antonio. Per Omegna, che aveva 9 vittorie nelle ultime 10 partite, 23 punti di Giorgio Sgobba con 10 su 12 dal campo, è pesata un po' l'assenza di Alessandro Procacci e la forma non proprio perfetta di Jacopo Balanzoni. Successo interno per la Reghico Faenza, prossima avversaria dell'Uso Computer Gross, che batte 83 a 64 la Sintecnica Cecina, con 18 punti di Riccardo Ballabio, in una partita praticamente mai in discussione. Ottima prestazione per Faenza. Chiudiamo con il successo interno in volata dei Tigers Cesena che si impongono 90 a 88 contro la Cinermatic Ozzano, partita tiratissima fino alla fine, nonostante ancora Ozzano patisca grandi assenze causa Covid, un'altra sconfitta in volata per Ozzano, nonostante un'altra prestazione eccellente di Niccolò Bertocco, 33 punti e un 10 su 18 dal campo. Non è bastata, Cesena si impone con un 4-0 negli ultimi 2 minuti, un Giacomo Dell'Agnello da 21 punti con 6 su 7 da 2. Ricordiamo infine il rinvio delle gare tra la San Bernardo Alba e la All Food Enic Firenze per alcuni casi di positività riscontrati nella formazione piemontese e il rinvio anche della gara tra la Mami Oleggio e la Opus Libertas Livorno. Cinque giornate della fine del campionato, entrare per i playoff, e playoff per noi è una cosa incredibile. Detto questo, vogliamo fare un finale di stagione importante. Sappiamo che il nostro finale di stagione è un finale di stagione difficile, perché adesso abbiamo una partita presettimanale, che non è mai facile giocarla presettimanale, soprattutto fuori casa. E poi ci aspettano 3 partite sulla carta molto molto difficili. Perché no, non guardiamo magari a una posizione griglia playoff interessante, che non sarebbe male. Raccontaci un po' questa partita equilibrata nella prima frazione, poi siete andati. Sì, è stato un primo quarto equilibrato, ce l'aspettavamo perché loro solitamente partono forte e tendono a calare come squadra nel finale, ce l'hanno proprio nelle caratteristiche. In realtà, nel finale poi siamo calati noi perché eravamo più 20 e ci hanno ma mangiato 10 punti. Però devo dire la verità, brave perché abbiamo giocato secondo me un secondo quarto e un terzo quarto con l'intensità giusta. Sapevamo che tra noi e loro la differenza la poteva fare il ritmo. Quello è stato nel quarto quarto. Abbiamo pensato un po' troppo a gestire, e quando pensi a gestire, poi dopo un po' di qualcosa lasci per strada. Peccato perché magari gestendo un po' meglio la situazione si poteva dare spazio a qualcuno che magari ha giocato un po' meno, però 2 punti importanti e va bene così.
Nei momenti in cui Rimini è arrivata, perché sapevo che, cioè, ovviamente è una corazzata, è una squadra con giocatori di qualità, con un giusto mix anche di gioventù e esperienza, per una volta non ci siamo disuniti, nel senso che la bomba di Simoncelli, piuttosto che le due bombe di Fumagalli, piuttosto che, voglio dire, i minuti finali che tu abbiamo visto, in altri frangenti, anche solo l'ultima partita con Livorno, che avevamo l'inerzia, saremmo andati un po' fuori giri. E oggi siamo stati bravi e abbiamo colto l'occasione, anche perché, insomma, sicuramente siamo arrivati concentrati, focalizzati, prevalentemente per fare una buona prestazione. Poi che vincessimo non dipendeva solo da noi. È un campionato molto strano, molto particolare, dove, voglio dire, ci sono tante dinamiche che incidono, e quindi ogni tanto devi anche, quello che ho detto oggi, ecco, ai ragazzi oggi, è che delle 8 partite che rimangono non possiamo scegliere quale vincere, nel senso che se l'idea era quella, entriamo oggi con la giusta concentrazione, però intanto vincere a Rimini sarebbe stato, cioè, inconsciamente sarebbe stato un grosso errore, perché tanto poi alla fine non ci sono partite. Vediamo anche Alessandria, che ha 0 punti, e, voglio dire, però combatte tutte le domeniche, quindi non si può dare nulla per di scontato, e tantomeno lo possiamo far noi che ora ne abbiamo 12, ma che ci troviamo in fondo alla classifica.